Il Consiglio Comunale di Locri rischierebbe di essere sciolto a causa di dissesto di bilancio e quanto afferma il Movimento Cittadino Scelgo Locri, riferimento politico dell'omonimo gruppo consiliari di minoranza guidato dal dottor Enzo Carabetta. La situazione è emersa sabato scorso nel Consiglio Comunale convocato per l'approvazione dell'assestamento di bilancio. Secondo Scelgo Locri, nel corso di quella seduta, la maggioranza avrebbe fornito numeri tali da far paventare lo scioglimento del Consiglio Comunale, illegittimità e gravi errori, se non addirittura false rappresentazioni finanziarie, scrive Scelgo Locri, vizierebbero irrimediabilmente la deliberazione di assestamento di bilancio approvata in spregio a qualsiasi regola finanziaria prima della formale approvazione da parte del Consiglio del Conto Consuntivo esercizio 2020, ma contenente addirittura dati finanziari relativi proprio a tale consuntivo. Proprio per questo motivo, nei giorni precedenti il Consiglio, il capogruppo di Scelgo Locri, Enzo Carabetta, e l'ex vice sindaco della città ed ex assessore al bilancio, Raffaele Sainato, avevano separatamente chiesto la presenza in aula del revisore dei conti, che tuttavia, adducendo problemi personali, non ha presenziato. Tale assenza, giudicata immotivata, ha indotto il gruppo Scelgo Locri a depositare un'articolata interrogazione sulla gestione del bilancio e sul rispetto dei vincoli imposti dal Ministero per uscire dalla fase di dissesto finanziario, stigmatizzando anche l'inserimento nell'assestamento di bilancio dei dati di consuntivo 2020, nonostante tale atto non sia ancora stato approvato dal Consiglio. In consiglio è stato il consigliere minoranza Michele Ratuis, assenti per motivi personali capogruppo Carabetta, nonché i consiglieri Previte e Sofia, a contestare la mancata approvazione dei ruoli coattivi che rischia di determinare macroscopiche falle nei conti dell'ente in grado di condurre il dissesto e ad evidenziare che dalla data di approvazione del dissesto finanziario maggio 2017 l'ente, inspiegabilmente, non ha dichiarato l'esistenza di nessun debito fuori bilancio, il debito con la Regione Calabria per la fornitura idropotabile degli anni 81-2004, non si sa che fine abbia fatto, non risultando indicato in nessuna posta di bilancio. Anche l'assessore Raffaele Sainato ha rilevato macroscopiche incongruenze tra i dati finanziari riportati nel bilancio di previsione, nelle determine di approvazione dei ruoli idrici e i dati ufficiosi del consuntivo 2020, dai quali emerge una sterilizzazione di circa 3,5 milioni di euro, rispetto ai quali né il segretario generale né il responsabile del settore finanziario fornivano alcuna formale giustificazione. Alla maggioranza è stato chiesto, a causa di tali gravi incongruenze, che avrebbero altrimenti potuto comportare l'impugnazione della delibera di assestamento di bilancio e il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale, di ritirare l'atto in discussione e correggerlo. Il sindaco della città, Giovanni Calabrese, in risposta ha ammesso che l'ente è in affanno, non escludendo la possibilità che possono esserci errori negli atti di bilancio, come ad esempio nel ruolo idrico 2020 per il quale i cittadini hanno ricevuto salate bollette da pagare in un'unica rata, peraltro già scaduta a giugno, Calabrese ha annunciato che saranno presi provvedimenti correttivi.